Buonasera. Buonasera, lo conoscete tutti, scrittore, giornalista, sceneggiatore. Senta Saviano, in questo momento lei è a New York. Come lì e come in molte altre città americane c'è un clima di forte tensione. Che atmosfera si respira in questo momento? Mai vissuto qualcosa di simile. Il clima è di conflitto, stavo dicendo guerra, ma è un'immagine come dire, troppo veloce, troppo facile dire un clima da guerra. E quando si intende conflitto, si intende che c'è una tensione continua, tra l'altro nata molto prima della vicenda di questo assassinio. New York si era preparata alla pandemia, la New York, diciamo, ricca, coprendo le vetrine con questi pannelli di legno spesso, no? E la domanda di molti era: ma perché? Perché coprire queste vetrine, mettersi in sicurezza? Perché in realtà i negozi, le grandi catene, già sapevano che la pandemia avrebbe portato una crisi, avrebbe portato saccheggi. Probabilmente non immaginavano questo tipo di reazione, ma avevano già immaginato una situazione di tensione così grave. Trump sta sfruttando questa situazione. Trump sta fingendo di non rendersi conto, no, che ci sia nel dibattito, intendo, milioni e milioni di disoccupati, che queste rivolte sono rivolte che riguardano anche questo disagio. La polizia violenta in questo momento sta portando a moltissimi poliziotti a vergognarsi di indossare la divisa, e tanto è vero che in diversi luoghi il gesto che fanno gli ufficiali, ma anche la truppa, no, di inginocchiarsi, di interloquire immediatamente con i manifestanti, serve proprio a difendere, no, la dignità della divisa che portano. I saccheggi di cui tutti stanno parlando hanno una logica particolarissima. Non è più come era successo, per esempio, negli anni 70, io saccheggio, o meglio, distruggo la vetrina del negozio, di quell'impresa, del marchio che io voglio aggredire, distruggere, no? Assaltare il simbolo, la banca. Qui il saccheggio è tutt'altro. Cioè io sfondo la vetrina della Nike perché voglio quelle scarpe che non riesco a permettermi. Cioè io voglio accedere a quel mondo, non lo rifiuto. Io sfondo la vetrina della Rolex perché voglio l'orologio Rolex, non perché non voglio un mondo in cui ci sia un orologio che costa Non o è 50.000 dollari. contestazione, ma è Quindi il voglia di integrazione, diciamo, in un mondo poi magari criticabile. E lei diceva sulla